Io ho visto dei volti tristi, dei volti tirati, persone nervose. Abbiamo anche visto un ragazzo col volto insanguinato che aveva appena litigato, discusso con un altro giovane rinchiuso all'interno di questo campo. Gli stessi operatori ci raccontano che questi sono fatti che avvengono con una certa frequenza, anche 10-15 volte al giorno. Questo avviene perché le persone sono concentrate in un luogo, uno stato di semidetenzione. Questo è contrario a tutti gli standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani. Il nostro paese non si può permettere di continuare a coltivare questo modello di accoglienza, fra mille virgolette, perché quando non si rispetta la dignità umana non c'è accoglienza. Il modello deve essere un altro, lo schema va totalmente ribaltato, questi luoghi enormi spersonalizzano le persone. Noi abbiamo parlato anche con gli psicologi, con le psicologhe che seguono questi ragazzi, registrano sindromi post-traumatiche da stress, psicosi, stati depressivi. Sono tutte sintomatologie che sono chiaramente ascrivibili al vissuto di queste persone. Io credo che un paese civile non si possa permettere luoghi come questo. Io riconosco lo sforzo degli operatori che lavorano qui dentro, che sono altrimenti semidetenuti esattamente come i migranti. Ma è il modello che è sbagliato ed è la politica che si deve assumere la responsabilità che fino ad oggi non si è assunta, quella di cambiare radicalmente la legislazione in materia. È quello di adottare un modello, come hanno detto anche gli altri colleghi, di accoglienza diffusa che rispetti la dignità delle persone. Questo non accade. Peraltro in questo territorio credo che vada registrata con grandissima preoccupazione il fatto che le persone, prima ancora di essere ascoltati dalla commissione territoriale competente, che è quella di Padova, aspettano dei tempi lunghissimi, abnormi, anche rispetto ad altri territori, più di un anno. Adesso stanno per essere auditi quelli che sono arrivati in questo campo nel settembre del 2016. Questo è francamente inaccettabile. Così come mi pare tutt'altro che fisiologico che il 90% delle domande di protezione internazionale in questo territorio, in questa regione, vengano respinte. Come mi pare altrettanto patologico che in sede di impugnazione davanti al Tribunale Ordinario di Venezia, altrettante risposte siano negative, fra il 70 e l'80%. Credo che tutto questo non possa essere, c'è qualcosa che non va, c'è un meccanismo che si è inceppato. E quando il meccanismo tocca direttamente e concretamente la vita delle persone, credo che sia chiamata in causa la responsabilità di tutti i livelli, compresi noi cittadini, le associazioni. È la Repubblica, nel senso più alto del termine, che deve occuparsi di questa questione. Siamo in una gestione dell'immigrazione nell'emergenza. L'emergenza comporta la deroga anche alle regole di evidenza pubblica, comporta appalti affidati con negoziazioni dirette. Con una trasparenza che non è piena, con una concorsualità che non è piena. Credo che ci debbano essere maggiori controlli, che lo Stato non possa appaltare, poi chiudere gli occhi e non occuparsi da vicino del livello di rispetto degli standard di accoglienza che un paese deve assicurare. Quindi bisogna superare lo schema dell'emergenza e apprestare una gestione ordinaria del fenomeno e soprattutto superare il modello di questi campi di concentramento di persone, di semidetenzione che non sono un modello sostenibile.